ragazzi, sto per fare una cosa non imbarazzante di più. State per vedere il peggiore incubo dei videogamer e dei gamer in generale. I siti sul quale io, personalmente, quando ero piccola avevo imparato a usare il computer, andavo per giocare online, ma non sceglievo dei giochi comuni. Chiaramente cercavo di rispettare un attimino il mio sesso. Non ci sono assolutamente riferimenti sessisti. Io direi che cominciamo subito perché già sarà una cosa lunghissima. Spero che vi divertiate, lasciatemi un like sulla fiducia e cominciamo. Quanti bei giochini! Giusto per informarvi, come vi ho detto poco fa, io quando giocavo al computer praticamente giocavo solamente a giochi di questo tipo. Festa di laurea delle principesse, Ellie Guastafeste, Cute Room Decoration. Un po' me ne vergogno, però facciamo questo piccolo esperimento. Da cosa partiamo? Salone dolcezza. Aiuto. Allora. Che la tigna. Si possa fare molto. Posso far crescere. Ecco. Allora, facciamo così. Proprio sembra proprio uno schifo. No, poi come la cucina. Perfetto. Una romantica della sirena. Bello. Ok, questo cosa mi serve? Acqua. Prima qua. E poi di là. Bello, divertente depilare le ascelle di Ariel. Cos'è, un unguento, un olio? Ok, la sirena è pronta per il suo appuntamento, perfetto. Cosa devo fare? Ok, accendere la sauna e tre viola, a caso, completamente a caso. Vai, olio profumato al girasole. Mi sto mettendo l'olio di semi di girasole sulle pietre. Così, ma nemmeno presentarsi. Sussurra paroline dolci. Intanto sudano come dei maiali. Ah, devo asciugarlo, giusto, poveraccia. Molto interessante questo gioco. Baciatevi, di nuovo, sì. Paroline dolci, amore, bacio, coppia, via. Ma lei non ce le aveva le gambe, tra l'altro, quando conosceva il tizio. Congratulations, hai completato il tuo amore. Perfetto. Vediamo, principessa, nuovo taglio di capelli. Dato che è andata così bene prima, Rapunzel vuole un nuovo taglio di capelli con il miglior hairstylist, che sarei io. Dalle delle speciali cure per il suo favoloso biondo fragola. Quindi tu vuoi i capelli rosa. Ti pettino. Dai, mandi i ragni. Starà soffrendo come un cane. Laviamo i capelli. Shampoo. Ancora? Oh, io continuo, però. Ok. Ta-ta-ta. Dai, sciacquiamoti, povera ciccia. Dai, ammazzata. Lento come la quaresima. Il balsamo, sia mai che non si sbrogliano più, prima che vengano i ragni come prima. E sciacquiamo subito, perché figuriamoci, il balsamo lo devi solo appoggiare i capelli e poi lo sciacqui. Mi piace che l'asciugamano va preso con due dita e lo strofini leggermente sui capelli. Anche io faccio così per asciugarli di solito. Cioè, a parte il fatto che questa non ha mai... Oddio! Oh, finalmente andiamo a fargli la piega. Avevi detto fragola. E quindi ti sfragolo tutta. Ok, dai. Adesso ti arriccio un po'. Ecco. Molto carina. Un marshmallow. Che schifo. Poverina, ma non c'è modo di risolvere questa cosa. Ok, dai. Un pochino. Si vede un po' l'orecchio là. Magari ci metto un fiocco dopo. Ma qua davanti non... Oh no, la frangetta no. Dilemma, la frangetta. Ma perché ti vuoi fare la frangetta? Spiegami. Io la odio, la frangetta. Vabbè.
non lo so, io vorrei per te qualche cosa che ti valorizzi. E te ne... così copri le orecchie, te ne metto un altro. E qua facciamo una combo. Ok, molto carina. Fanno operazione alla scoliosi. Piccola Hazel frattura alla mano. Mamma al pronto soccorso. Ellie, dottore della lingua. Dio, ma questo è un gatto incinto. Vabbè, combatti la tristezza con Aurora. Dai, triste lei, amore, quanti fazzoletti che hai usato. Aurora si sente depressa oggi. Come farà a superare questo brutto momento? Grazie a me. Devo disegnare, ok. Disegniamo una faccina. Fa tutto da solo. Alzo le mani. Qua devo colorare io, ok. Nel senso che scelgo il colore, poi fa tutto lei, ma facciamo rosa. Ma questo non è rosa, questo è viola. Facciamoci questo giallo, dai, un po' di giallo. No. Ma io volevo il giallo, ma non il rosa. Poi facciamoci un frullato col caffè, il miele, la cannella. E adesso, sembra semplice uscire dalla depressione. Ho bisogno di parlare con qualcuno, devo incontrare i miei amici. Povera, sempre con le lacrime agli occhi, nel senso anche nella peggiore depressione, però, diamine. È un po' troppo corto, non so chi sia il tuo amico. Meglio vestirci un po' di più. Un po' più casta. Cry baby, make your own luck. Ho capito perché sei depressa, cioè shameless, senza vergogna. Dai, lasciamole questa che è divertente. Un pantaloncino. No, perché sempre non sappiamo chi sia il tuo amico, quindi no. C'ha le parrucche, ecco perché è sempre così fica. Scarpe caste. Dai, queste che sono una via di mezzo. Oh, e adesso incontro... finalmente sono sparite le lacrime e sorride. Basta, adesso lei è passata la depressione. Checklist per l'estate, dai, facciamolo! Devo fare la valigia. Mettiamo questi. Questi. Mia. Perché? Ma... Oh no, 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 non voglio tutto, via. Non voglio tutto questo. Vabbè, mettiamo tutto. Vabbè, io non erano i vestiti che volevo mettere in valigia. Summer Trends. Allora, Crayola Color Set. Questo. Eccolo lì. Evidentemente quello non ci sta. Questo che cos'è? Ma che cos'è? Cioè, tutti i vestiti che mi piacciono non li vuole questo. Ragazza, avrei speso 1500 euro di vestiti che io non metterò mai. Ecco, adesso ti devo anche vestire. Vabbè. Ma tu cosa devi fare? Dove devi andare? Beh, dovrà partire, immagino. Gli occhiali da sole sicuro. Scarpe comode. Fanno tutte schifo. Beh, dai, questa. Così. E i pantaloni questi. Dai, sei quasi carina, su. Temiamoti sti capelli. Là. Questo bel giallo vomitino e si va a comandare. Ice Princess Pregnant Check-up. Oramai siamo in ballo, balliamo. Ti misuriamo la temperatura e vediamo se c'è la febbre. E non ce l'hai, cioè in realtà ce l'avresti per il Covid, dovresti startene a casa, però pazienza, guardati. Assomigli tutto a tua madre, niente a tuo padre. L'alimentazione. Allora prendiamo le pillole, la pillolina magica per stare bene, essere felici. Una pera, buona la pera. No, al bambino, santo cielo, queste cose imbarazzanti. E questo cosa dovrebbe essere? No, ma questo è il gioco delle mammine pancine. È orrendo, cioè sembra un catarifrangente. Già finito? Come, non vediamo il parto del bambino? Ultimo, giuro. Baby Hazel, igiene a scuola, che adesso siamo in periodo in cui bisogna stare molto attenti all'igiene più del solito e quindi via. Baby Hazel è tornata da scuola, è entrata nella stanza, si prepara a giocare e a mangiare la sua frutta preferita. Quali saranno le regole di igiene? Lei vuole il gioco, quindi no, non vediamo il gioco, così bisogna lavarlo. E come te lo lavo? No, glielo diamo così perché tanto la stanza è ovviamente già a posto. Arriva giustamente Hazel. Cara, dovresti cambiare il vestito perché sei appena tornata da scuola. Dobbiamo togliere lo zaino e lo appoggiamo qui.
che è il posto dello zaino sul tavolo, mi sembra giusto. E poi saliamo sulla macchina. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma perché? Ma tu ti dovevi cambiare il vestito. Hazel, prima cambia il tuo vestito e datti una lavata. Ha ragione. Oddio, ma che vestito castigato, Hazel, madonna. No, usa... non ho capito, mamma. Giustamente devi appendere il vestito di scuola, ma non lo devi lavare, no? Questo, adesso andiamo a lavarci, a darci una rinfrescata dopo che ci siamo cambiati, perché normalmente non ci si lava prima. Sì, andiamo a giocare all'autoscontro, bello. Domani ci sarà un'ispezione a scuola, gli studenti devono pulire le unghie, vestirsi bene, indossare la loro card riconoscitiva, e l'ultima non ho capito. Sto per andare a comprare, a fare la spesa rispetto ai tuoi compitini, quindi prendiamo il quaderno e facciamo i compiti. Che sarà l'ultima cosa che non ho letto, immagino, la matita, la mamma la mettiamo qua, giusto? Sulla macchina, no, pensavo volesse salire sulla macchina. Aia, Hazel, io ti sto inducendo a fare la cosa sbagliata, comunque, adesso la mamma si arrabbia. Ah, guarda che malandrina, stava giocando fino a 2 secondi fa, e adesso? Dai, Hazel, muoviti, che nervosire. Buonanotte, ciao. Oddio, stavo vomitando cuoricini. Ok. Estenuante, spero che le mie capacità di gamer non vi abbiano insoddisfatto, che perlomeno vi siate divertiti un pochettino. Se vi piace questo tipo di video, fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne volete altri. E la challenge di oggi direi che può considerarsi definitivamente conclusa. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Qua sotto invece trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se conoscete qualche amico che potrebbe divertirsi a vederlo, condividetelo. Se vi piace questo video, questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video domani con Cartoon Joe. Invece la prossima challenge sarà il 15 di agosto, che sarà Ferragosto, quindi spero di riuscire a fare qualcosa di interessante. Se avete qualche suggerimento fatemi sapere sempre qua sotto. Ci vediamo alla prossima. Un bacione e ciao!